Al magico mondo di Babbo Natale organizzato dalla Proloco di Varolo Canavese qui in Piazza Letisei. Anche quest'anno magico mondo di Babbo Natale, la storica slitta che purtroppo per ragioni di sicurezza non può più circolare, che però è molto apprezzata da adulti e bambini, anche dagli adulti, molto fotografata. C'è Babbo Natale che riceve le letterine che saranno spedite direttamente poi al Polo Nord, quindi c'è una buona affluenza di bambini, devo dire, che vengono molto interessati con le letterine, e quindi bene, il pomeriggio sembra bello, il tempo finalmente ci accompagna e per cui siamo soddisfatti. Poi il laboratorio degli Elfi, tè, vin brûlé, zabaglione. Sì, c'è anche qualcosa per gli adulti che possono, come dire, sostenersi nell'attesa che i loro figli portino le lettere a Babbo Natale. Il laboratorio degli Elfi, dove c'è un bel assortimento di trucca bimbi e dove soprattutto i bambini possono realizzare delle loro opere che poi saranno appese all'albero. Riguardo l'albero ci tenevo a dire questa cosa, che quest'anno i ragazzi della comunità La Torre Anfas di Rivarolo hanno realizzato dei lavoretti e venerdì scorso sono venuti ad aiutarci ad abbellire l'albero che potete ammirare qua, venite a fotografarlo perché hanno realizzato delle belle opere, e anche i ragazzi delle scuole elementari di Rivarolo. Parlando di simboli natalizi, anche quest'anno al concorso Accendiamo il Presepe. Nel segno della tradizione abbiamo proposto questa cosa durante il lockdown, l'anno scorso ha avuto un buon successo, speriamo che si ripeta quest'anno. Domenica prossima premieremo il presepe più bello dei bambini della bambina di Rivarolo. Mandateci le foto su Facebook, o meglio ancora sul sito di Proloco Rivarolo @yahoo.it, che noi poi pubblicheremo su Facebook. I 5 più votati saranno visionati dalla commissione formata da me, dall'assessore alla cultura e dal nuovo sindaco dei ragazzi, e noi 3 decideremo quale sarà tra i 5 il presepe più bello, che premieremo domenica prossima alle 4 sempre qua in Piazza di Tisetto. Thank you.
Thank you.